parlarvi di alcuni prodottini che mi sono stati inviati un po' di tempo fa. Mi sono presa del tempo per provarli, sapete che io non faccio mai subito le review, insomma, cerco sempre di prendermi un po' di tempo, soprattutto per i prodotti di skincare e quant'altro. I prodotti di cui vi sto parlando sono della marca Mi Natural Skincare. È una marca totalmente eco-bio, made in Italy. E mi ha conquistato, mi ha veramente conquistato. Ho avuto modo di scegliere tre prodotti in full size e ho scelto uno scrub viso e corpo, anzi, e un contorno occhi e una crema corpo. Vi dico subito che se cliccate nella i troverete il post con tutti quanti i dettagli di ogni singolo prodotto, come anche ad esempio e gli inci e ogni singola proprietà degli ingredienti, quindi troverete comunque sia qualcosa di molto più dettagliato rispetto al video. Inizio subito parlandovi del prodotto che mi ha colpito più di tutti in assoluto, e sto parlando dello scrub viso corpo. Allora, si presenta con questa scatolina, le scatole sono un qualcosa di troppo carino, e a righe verdi chiare e verde più scuro, e all'interno si trova appunto questo scrub. Sono 50 ml ed è la prima volta, vi dico, all'interno anche la pellicolina in plastica. È la prima volta che ho praticamente quasi terminato uno scrub. Io non so se voi vedete. A me piace da morire, mi piace soprattutto perché non è di quegli scrub che i granelli si sentono e non si sentono e non fanno niente sulla pelle. Qui i granelli si sentono e come? Ha una consistenza quasi a mousse. E si stende sul viso già un pochino inumidito e si vanno a fare i movimenti circolari. La pelle risulterà super pulita, morbida, liscia e i granuli si sentono tanto, ma non sono assolutamente abrasivi o aggressivi e quindi comunque vanno a scrabbare senza dare fastidio, assolutamente. Ve lo dicevo, una con la pelle super delicata, quindi non mi arrosso, niente. Ha un odore, allora all'interno di questo scrub viso ci sono oli vegetali, burro di karité e mandorla, se non ricordo male, sì. E a me, sapete che io ho dei problemi a descrivervi gli odori, ricorda da morire il patè di olive. È normale questa cosa secondo voi? Per me no. A me piace anche un sacco l'odore. Ed è proprio piacevole farlo, mi trovo anche a farlo 2 o 3 volte a settimana perché vedo i risultati, mi piace, infatti si vede perché è quasi finito ed è veramente il primo scrub che sto utilizzando anche con tutta questa frequenza perché appunto mi piace tantissimo. Altro prodotto è questa crema corpo, anche questa ha un packaging carinissimo, tutto quanto a pois bianco e rosa. Vedete, è carinissimo. Ed è la crema corpo all'olio d'oliva. È questo barattolone. Questi qui sono 100 ml. Ed è una crema corpo molto molto nutriente. È buonissimo anche questo l'odore. Questa qui vedete che nemmeno è consumata tantissimo. Perché? Perché ne basta veramente pochissimo per avere una super idratazione. All'interno di questa crema corpo si trova oliva, olio di oliva, avocado, mandorle dolci e mantiene la pelle morbida ed elastica. Vi dico che io la sto anche utilizzando su alcuni punti del corpo dove ho comunque delle cicatrici operatorie e mi ci trovo molto bene perché me le ammorbidisce tantissimo. E quindi per me veramente il top dei top è capitata al momento giusto, davvero. E a me piace tantissimo, è un odore, io lo sento che sa di olio, io sento molto l'olio di oliva e leggermente le mandorle. Diciamo che non è una crema che consiglio a chi vuole la crema corpo esclusivamente per il profumo, perché qui secondo me più del profumo è importante quanto sia nutriente e quanto appunto sia... E quanto appunto sia idratante. Quindi secondo me il profumo qui va un pochino in secondo piano, anche se a me onestamente piace tantissimo, però magari non si può paragonare, che ne so, a una crema corpo dell'erbolario super profumata. E no, questa secondo me punta più agli ingredienti che all'interno e alla sua azione, ecco. Comunque a me piace tantissimo anche l'odore.
E ultimo prodotto è un contorno occhi, questo qui ha questo packaging arancione con tutti quanti i fiorellini. Ed è un contorno occhi alla spirulina. All'interno contiene olio d'argan, jojoba, miele e spirulina. Ha un'azione emolliente e idratante. Mi piace tanto, questo qui è il packaging, perché ha quella pompetta. E esce veramente il prodotto giusto senza essere troppo. Vi dico che questo lo sto utilizzando, sarà un mesetto più o meno, forse un pochino meno, tutti quanti i giorni, mattina e sera. E io non so se si vede, sembra praticamente inutilizzato. Sono 30 ml, penso che mi durerà per il resto della mia vita, secondo me. Perché sembra non scendere mai, perché comunque qua ne basta una quantità minima. Devo dire che da quando lo sto utilizzando ho notato soprattutto, allora intanto è idratante, però c'è da dire anche che io non ho un contorno occhi particolarmente secco, però noto che è idratante. La cosa che ho notato maggiormente, io che ho tante occhiaie e borse, che me le ha sgonfiate, quindi si notano anche un po' meno. E questa cosa l'ho notata dopo una settimana, 10 giorni di applicazione costante, e mi sono resa conto appunto che erano un po' più sgonfi. Quindi questa cosa è il top per me, che ho comunque un sacco di occhiaie e la mattina sono il mio dramma quando mi trucco. Quindi anche questo a me è piaciuto veramente tantissimo e ve lo consiglio, anche perché poi appunto secondo me vi durerà un'eternità. Io penso che con questo ci andrò avanti non so quanto. Questi qui erano i prodotti della Minatural Skincare. Io spero veramente che vi siano piaciuti, anche magari interessati. Giù nell'info box troverete il link al loro sito e alla loro pagina Facebook. Fatemi sapere quali di questi prodotti vi è interessato di più. Vi ricordo che nella i c'è anche il post nel blog con gli inci e tutto quanto. E niente, io vi mando un bacione grande e ci vediamo al prossimo video.